Quanti di voi hanno animali domestici? Sicuramente è bello averne uno, specialmente quando ci si sente molto soli, però sapete come siamo noi esseri umani. Prima adoriamo una cosa alla follia, poi una volta ottenuta vogliamo solo liberarcene. E questo vale anche per gli animali. Per quanto possa sembrare strano e crudele, alcune persone si stufano dei loro animali domestici, che siano conigli, gatti, pesci, cani o figli, e li liberano nella natura pensando di fare una bella cosa. E invece no. Ce ne sono alcuni che non vanno liberati per il bene sia loro che di tutta la fauna e la flora del nostro amatissimo pianeta. Se volete capire meglio di cosa parlo e anche oggi imparare qualcosa di nuovo, vi ricordo prima di tutto di passare assolutamente dal mio canale Telegram di Sconti Ufficiale. E se siete seduti o sdraiati o seduraiati, partiamo! Conigli. I conigli domestici non sono come i conigli selvatici, e voi direte, ah, ma dai. Beh, prima di prendermi a sassate, ascoltate bene. Sembra forse una cosa ovvia, ma non lo è per niente. Molti pensano che i conigli comprati in un negozietto siano semplicemente stati prelevati dalla natura selvaggia e poi messi in vendita. In realtà sono frutto di una nascita al chiuso tra le mura umane. Non hanno mai visto la natura. Forse nemmeno i loro nonni o bisnonni. Per questo motivo dipendono completamente dall'essere umano. Da quando sono semplici cuccioli a quando crescono come bestie del demonio e vi scagazzano ovunque finché non li insegnate come si deve. Quindi non potete rilasciarli come fosse niente nella natura. Verrebbero uccisi in pochissimo tempo. E se sopravvivessero, beh, sarebbe un disastro anche peggiore. Per esempio, in Australia i conigli sono una vera piaga. Ogni anno la specie di coniglio selvatico europeo causa milioni di dollari di danno alle coltivazioni. Un genio assurdo, di nome Thomas Austin, nel 1856 aveva rilasciato dei conigli domestici in libertà. Essi trovarono un paese senza cacciatori e senza predatori naturali, potendo saltellare in libertà e procreare come... conigli? Insomma, da lì nacque il caos più totale. Il governo dovette sterminare 500 milioni di conigli per riuscire a contenere i danni, ma nonostante ciò, ancora oggi, nel 2020, risultano essere gli animali che causano più danni agli alberi e alla natura in generale. Quindi spero si sia capito il fatto che ho detto genio in modo ironico, vero? No, perché sto tizio ha cominciato una piaga peggiore di quelle dell'Egitto tra un po', e dire che sono così carini e coccolosi. Paguroidea. I paguroidea sono animali molto tosti da tenere. Richiedono più cura di qualunque animale da acquario. Ci sono moltissime regole da seguire per riuscire a tenerli in vita. Il consiglio degli esperti sarebbe non prenderne nessuno in casa e lasciare che vivano liberi. Prima di tutto, tante sono le difficoltà da affrontare. L'acqua degli acquari non è adattissima a molti di loro. Muoiono lentamente avvelenati. Se in libertà il loro tasso di vita supera anche i 20 anni, in un acquario la cifra si dimezza. Ma una volta presi non bisogna nemmeno buttarli via come spazzatura. Ci sono più di 1000 specie di loro. È molto probabile che se ne liberate una in natura, possa entrare in conflitto con un'altra specie che magari aveva già preso il controllo di quel posto anni e anni fa. Sapete cosa vuol dire, no? In questo caso ci sarà un grosso disturbo nella forza, come direbbe il buon vecchio maestro Yoda. Serpenti. Chi è che tiene un serpente come animale domestico? Vi prego, ditemelo se ne avete uno. Siete veramente coraggiosi. Ma non dovete pensare nemmeno per un attimo di rilasciarlo nella natura se vi stufate, perché potrebbero uccidere anche intere specie. Per spiegarvi meglio, voglio parlarvi del pitone delle rocce birmano. Come dice il nome, dovrebbero essere animali del sud-est asiatico. Dovrebbero. Perché nel 1992 venivano venduti in Florida come animali domestici. Il problema è che arrivò un uragano devastante che li liberò quasi tutti dai negozi dove stavano. Questo li permise di andare in una riserva, quella delle paludi del Parco Nazionale delle Everglades. Da lì cominciarono a distruggere gli altri animali. Sono tra le specie di serpenti più grandi, a volte con lunghezze che superavano i 5 metri e quindi non hanno nemici in grado di tenerli testa. In quell'anno comunque la popolazione di procioni è crollata del 99,3% e quella degli opossum del 98,9%, ma non solo. Causarono un declino anche di linci rosse, topi e volpi. Per riuscire a risolvere la situazione si era deciso di sterminarne il più possibile. E sfortunatamente a causa di ciò ora sono classificati come vulnerabili. Insomma, capite perché non bisogna rilasciare un serpente specialmente di grosse dimensioni in natura? Senza nemici naturali alcuni sono inarrestabili. Iguana dei tubercoli. Anche questa volta ci troviamo in Florida. Cavolo, ne hanno di sfiga in questo paese. L'iguana dei tubercoli è un animale vegetariano, ma non per questo bisogna rilasciarlo in natura come se fosse niente.
In Florida, per esempio, sono forse la specie più invasiva. Al contrario dei pitoni di prima, questi si comportano come se niente fosse, anche in mezzo alle persone. Spesso camminano tranquillamente tra le folle. Proprio per questo bisogna cercare di eliminarne, anche se brutto da dire, il più possibile, e non liberarle mai nella natura in modo incauto. Spesso sono stati ritrovati dentro le case di alcune famiglie, oppure nelle cucine delle fiere più importanti, o peggio ancora nelle scuole con i bambini. Nonostante siano vegetariani, a volte si rivelano anche aggressivi. Non come un lupo inferocito, ma comunque aggressivi e da evitare. La parte peggiore è che distruggono i prati sia dei giardini privati che dei parchi, proprio per la loro voglia di mangiare erba. In alcuni paesi è anche proibito tenerne uno come animale domestico per evitare queste cose. Lumache. Cavolo, non ci pensate nemmeno in The World a rilasciare delle lumache in cattività. Volete sapere perché? Vi parlerò ora di una delle peggiori invasioni mai viste di lumache nella storia. Sappiate che sono serviti 10 anni e $1 milione per rimediare all'errore di un nipote senza cervello e di una dolce nonnina. Nel 1966 in Florida, aspetta, ancora in Florida? Mi sa che non ci andrò mai in vacanza. Comunque dicevo, in Florida nel 1966 un ragazzo di ritorno dalle Hawaii aveva portato con sé due chiocciole giganti africane. Sì, una cosa da niente, il solito souvenir insomma. Essendo ovviamente un ragazzo molto stupido a quanto pare, non aveva capito la gravità della cosa. Le aveva portate così, a casa, dove la nonna di quest'ultimo le liberò in giardino, non capendo bene se fossero addomesticate o no. Questi animali possono raggiungere i 21 cm di lunghezza e sopravvivere anche 9 anni. Ma la parte peggiore è che si accoppiano in continuazione, avendo entrambi i tipi di organi riproduttivi. In un anno possono produrre anche 1200 uova. E niente, da allora la Florida ha dovuto sborsare più di $1 milione per eliminare 17.000 chiocciole africane, ma non è finita. Ad oggi almeno 1.000 di queste cose vengono uccise o catturate. Possono mangiare praticamente ogni tipo di pianta sulla loro strada e far fuori anche i copertoni, le cose di plastica o lo stucco. Il rospo delle canne. Non è un amico di Snoop Dogg, ma una specie di rospo classificata come una delle più invasive. È da non rilasciare mai nella natura. Può arrivare fino a 24 cm di lunghezza. E la pelle delle gambe e del dorso di questa specie è secca e ricoperta di verruche, ma passiamo alla storia seria, quella che piace a noi. Nel 1920 la specie venne introdotta a Puerto Rico per essere usata come guardia del corpo delle piantagioni di canne, quest'ultime infestate spesso dai parassiti. La cosa funzionò alla grande. Fu così efficace che altri paesi decisero di usarla. Il problema è che stavano cominciando a diventare molto invasive e tra tutti questi paesi nel mondo l'Australia ebbe i problemi più grossi. Il modo in cui l'animale si moltiplicava era spaventoso. Ha portato a una riduzione drammatica di altre specie come roditori, rettili o addirittura altri rospi e rane. Il problema maggiore poi era la bufotossina. Se un predatore provava a mangiarlo rischiava seriamente di morire. In questo modo in pochi si avvicinavano. E pausa piccolo quiz, qual è l'animale più grande del mondo attualmente? Ne ho parlato nel video precedente negli ultimi due punti, andiamo avanti. Felis catus. In realtà come titolo potevo scrivere gatto domestico, ma volevo essere una persona di classe, così ho lasciato Felis catus. Sì, lo so, la solitudine mi fa fare certe cose. Comunque i gatti domestici sono chiamati così per un motivo, liberarli nella natura potrebbe comportare grossi problemi per tutti. Intanto una femmina può partorire fino a 12 cuccioli volendo, e questi 12 cuccioli crescendo potrebbero distruggere l'ecosistema in un posto. È la specie al mondo che ha provocato più estinzioni, cacciando uccelli, lucertole, anfibi, tutti i piccoli vertebrati, e quindi potevano solo darsela a gambe. Nonostante i tentativi di catturarli e darli in adozione, ancora oggi moltissimi sono i gatti randagi in giro, e alcuni portano anche gravi malattie, quindi attenti a cosa accarezzate. Tartaruga dalle orecchie rosse. È originaria della Florida ed è facile trovarla nei negozi e in vendita. È presente anche in Italia, quindi non è difficile vederla nei laghetti, negli stagni o altri posti simili. Il problema è che ogni anno più di 900.000 tartarughe vengono ritrovate selvatiche, senza controllo. Perché rilasciate? Sembra sia davvero tosto occuparsene in un ambiente chiuso. Ma questo in pochi lo capiscono e finiscono per abbandonarle qualche mese dopo. Pesce leone. Vi hanno mai consigliato di mangiare un animale per aiutare la natura? Sembra questo sia il caso del pesce leone. È il pesce simbolo del Mar Rosso, ma è anche una specie molto invasiva. È stato introdotto dall'uomo accidentalmente nell'Atlantico occidentale e nel Mar dei Caraibi.
dove, non trovando predatori in grado di resistere al suo veleno, si è diffuso incontrastato. Il tutto è cominciato a causa di un uragano che ha distrutto gli acquari di un negozio di pesci esotici. Indovinate dove? In Florida! Oh, ma sti qua non dovrebbero proprio avere negozi di animali. Può raggiungere i 40 cm e, come detto prima, il veleno che possiede gli permette anche di tenere alla larga gli esseri umani. Si riproduce abbastanza in fretta e il motivo della diffusione così veloce nei mari del sud deriva dal fatto che i cuccioli, una volta diventati adulti, tendono a cercare un nuovo luogo dove stabilirsi lontano da casa. Come noi esseri umani, insomma. Ai Caraibi ha sterminato popolazioni di pesci importantissimi per il commercio e scoraggiato i sub e i pescatori, vista la sua pericolosità. Quindi anche il turismo ne ha risentito. E si è chiesto allora ai cittadini di catturarne più possibile e magari mangiarseli. Tutto questo per il bene dei mari. Pesce rosso. E arriviamo al culmine con l'animaletto da compagnia che tutti abbiamo avuto almeno una volta nella vita. Il pesce rosso è una specie che non va assolutamente rilasciata in libertà. È brutto da dire, ma piuttosto va ucciso. Scaricarlo nel water potrebbe creare seri problemi all'ecosistema locale. Sono sempre stati abituati a mangiare ciò che gli diamo noi esseri umani. Una volta liberati, tendono a divorare qualunque cosa, senza sapere cosa sia nocivo o meno. Alcuni di questi pesci, dopo la liberazione da parte dei padroni incauti, hanno raggiunto misure disumane. E peggio ancora, si sono riprodotti in modo incontrollato, invadendo laghetti e stagni dove ormai non esistono altre specie oltre la loro. In Canada c'è stata una vera invasione di pesci giganti rossi e il governo ha chiesto esplicitamente di non buttarli a caso, ma di occuparsene con diligenza. Con questo concludiamo. Mi raccomando, occupatevi come si deve dei vostri animali domestici e se proprio non ce la fate, cercate su internet il modo migliore per lasciarlo. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.